Buongiorno Vincenzo Longo, IG Milano. Ci aspettiamo un'apertura in lieve rialzo questo pomeriggio a Wall Street in una seduta che sarà caratterizzata da innumerevoli conti trimestrali. Oggi a rilasciare i conti sul quarto trimestre dell'anno saranno Google, IBM, Texas Instruments, DuPont e Johnson & Johnson tra le big. Gli operatori quindi si concentreranno su queste trimestrali per cercare di capire se nell'ultima parte dell'anno sia stato solo il settore finanziario a performare particolarmente bene. Intanto in Europa la mattinata prosegue con l'insegna della volatilità. Dopo le indiscrezioni sulle possibili dimissioni del numero uno della Bundesbank, Weidmann, in scia poi a quelle che sono state le interazioni dei governi con le politiche delle banche centrali. Proprio ieri in un'intervista Weidmann aveva fatto sapere che la politica di svalutazione della valuta nazionale non è uno strumento efficace per contrastare appunto la crisi e comunque minaccia la competitività delle imprese sane. Intanto buono, ottimo è stato in realtà il dato sullo ZEB tedesco del mese di gennaio, che ha mostrato un forte recupero dell'attività prospettica salita ai massimi da maggio del 2010. In lieve rialzo anche la parte corrente dell'indice, che ricordiamo rappresenta la fiducia degli investitori tedeschi sullo stato dell'economia, e questo sottolinea appunto come il paese tedesco sia pronto a ripartire, soprattutto nella seconda metà del 2013. Su questo fronte però i maggiori rischi arrivano proprio dalle politiche e dei tassi di cambio adottate dalle principali banche centrali: da un lato la Federal Reserve, che continua a iniettare monete sul mercato, dall'altro appunto la banca centrale giapponese, che proprio questa notte ha deciso di iniettare ulteriori yen sul mercato a partire da gennaio del 2014. Sul fronte macro, quindi, dicevamo, nel pomeriggio ci saranno dati sulle vendite di abitazioni esistenti negli Stati Uniti, mentre questa mattina ha sorpreso positivamente lo ZEV. Forte oscillazione sul fronte Forex, con l'euro-dollaro che è sceso in area 1,3260 per poi recuperare tutto il terreno perso nel corso della mattinata e riportarsi quindi sull'area di 1,3360. Siamo intorno ad una figura di volatilità del cambio tra la moneta unica e il biglietto verde. Ha ancora volatilità e tesa questo pomeriggio, quando poi a parlare sarà anche Draghi, che potrebbe rilasciare commenti sulle indiscrezioni di questa mattina. Per oggi è tutto, buona giornata e buon trading.